Bakken. Semenzato per Di Bernardo. Il calcio in mezzo al campo non esce. Naitani Talei con l'assistenza di Tom Brown per Visser, che muove le gambe, cerca di battere Alessandro Zanni. Sfugge alla terza linea italiana azzurra e allora c'è la prima meta dell'incontro con questo caso Matt Scott. Laidlaw per i punti addizionali. Che porta a casa e allora Edimburgo si porta sul 10-0. Vediamo qua proprio il buco. Va referto anche una cosa che non capita molto spesso di mettere a referto, c'è cioè un placcaggio sbagliato di Ale Zanni, però evidentemente il mismatch tra Tim Visser e le gambe di Alessandro è un po' troppo per... Beto Di Bernardo sfila al lato il calcio del numero 10 dei Leoni. Rimaniamo allora sul 10-0. Chiude anche questo un po' troppo, lo vediamo, lo colpisce troppo d'interno e sfila anche questo quindi alla sinistra dei pali. E ci sono i tre punti questa volta, Di Bernardo centra i pali e siamo sul 10-3 per Edimburgo. Ben calciato questo. Ho la stessa sensazione, per cui qui Derbyshire non ha nessuno davanti. Riesce ad andare via benissimo al numero 15 Brown. Tom Brown, ma questo è un intervento. Sì, questo è un intervento evidente. Da giallo, sicuro, ne ha visto tutto. Yeah, okay. In questo caso Stefano Traversi riesce a dare la comunicazione a Mark Patton, giudice di gara, che l'intervento di Tom Brown è direttamente sul ginocchio, con la gamba, un vero e proprio sgambetto, una cosa che... 15 red. Ricordiamo, è... 15. Un fallo che è costato anche carissimo al nostro capitano della nazionale, Sergio Parisse. Sono 10 minuti quindi. Daniele, scelgono di non mettere mediano di mischia attorno al raggruppamento, che così possono avere ovviamente due linee di difesa da 3-3. Laidlaw è schierato di fatto davanti a Di Bernardo sul lato destro. C'è l'avanzamento, ma non lo sa, vai, uno contro uno e supera l'avversario diretto. Nulla da fare, Craig Laidlaw va al placcaggio sul ball carrier principe di Treviso. E allora, prima meta dell'incontro, prima meta per Manoa Bosavai, entrato appena 5 minuti fa. Ma il mismatch era evidente, comunque grandissimo lavoro di Cittadini e di tutta la mischia di Treviso. Questa è una mischia che deve girare verso destra, così loro terza linea a sinistra, il numero 7 Hamish Watson non può fare niente. Quando parte Bosavai, se ti trovi davanti c'è Laidlaw, anche un po' di mestiere di Zanni, diciamo, tanto lo diciamo fra di noi. Ma Zanni che tiene il suo flanker, l'esperienza c'è, perché sai qual è il rischio lì in quel caso? È che il loro numero 7 si sta, che l'arbitro glielo dica potevi farlo, cioè gli dà, diciamo, quel, gli permette di fare quel... Comunque, come hai sottolineato te, il lavoro splendido di Cittadini, Ghiraldini e De Marchi, che portano in avanzamento e girano la mischia ordinata così da consentire a Bosavai di partire con la massima esplosività. Di Bernardo per i punti addizionali portati a casa e allora Treviso in vantaggio su Edimburgo. Un po' di spavento inizialmente perché Treviso un po' contratta, Edimburgo invece sembrava molto lucida, molto cinica nel modo di giocare. E all'interno dei 22 metri l'introduzione però è per Edimburgo. Treviso che deve forzare questa mischia e riesce ad andare in avanzamento e ci sono gli estremi per il calcio di punizione e così è. Quindi il pacchetto di mischia offre ad Alberto Di Bernardo un'altra occasione per portare a casa tre punti preziosi. E porta a casa tre punti importantissimi di Bernardo. Siamo sul 16-10 al 57esimo del secondo tempo. Quando a volte sei abbattuto, invece avere Di Bernardo in questo mood è strepitoso. E poi un sistema di gioco che funziona con una mischia così abrasiva come quella di Treviso e un giocatore dotato di questa gittata, sono sempre brutte notizie per l'avversario. Sì. Tanto qui si spinge di lato. Treviso intelligentemente tiene il giocatore in fuorigioco così da evidenziare la posizione scorretta all'arbitro. Ora si va a terra. Semenzato. Vuole Leo Ghiraldini e lo trova. Buono Ghiraldini. Leo che supera l'avversario diretto, poi messo a terra. Sporcano il pallone i giocatori di Edimburgo. Di Bernardo. Scelta pericolosa, ma mantiene comunque il possesso. Bell'angolo e si apre la difesa con Miki Rizzo,
che parte da 10 metri e con tutta la velocità di cui è capace apre la difesa di Edimburgo e arriva una meta importantissima a ridosso dei pali. Che angolo e che meta, questa è una palla comunque anche difficile da controllare, bravissimo Rizzo in questo caso, vediamo qui ovviamente, ringrazio. A caccia del pallone Edimburgo, palla pulita, semenzato, ma c'è l'uomo a terra che ostacola la trasmissione e c'è anche la meta. Treviso in 13, arriva la segnatura, Edimburgo schiantata in questo caso. Sì, questa qua è stata veramente una gara di concetto e Treviso l'ha vinta tutta.